Sguardi sul mondo, una nuova rubrica settimanale che terremo con i collaboratori di Agenzia Stampa Italia. Questa sera in studio c'è Andrea Fais di Global Times, di Eurasia e di Affari Internazionali. Andremo ad affrontare temi globali, affronteremo tematiche che riguardano l'Italia, gli Stati Uniti e la Siria. In Italia sembra che si sia introdotto in una maniera strisciante un semipresidenzialismo, senza che siano state cambiate le norme vigenti della Costituzione. Quali sono, Andrea, le finalità del governo Letta, che lo ricordo succede a un altro governo tecnico? Le finalità del governo Letta, chiaramente quelle dichiarate sono ovviamente relative al piano di risanamento dell'Italia e al rilancio economico del nostro paese. Chiaro, i dati economici internazionali, quindi i principali istituti, Fondo Monetario Internazionale, la stessa OCSE, sono ovviamente contrastanti con le stime del governo, perché dipingono una situazione anche nel prossimo futuro negativa per l'Italia, una contrazione abbastanza netta del prodotto interno lordo, un ulteriore aggravamento della situazione occupazionale in Italia, soprattutto per quel che riguarda il mercato del lavoro giovanile. Sicuramente il decreto del fare, che è stato approvato quest'estate in maniera piuttosto veloce, piuttosto apprensiva dal governo, rappresenta, a mio modo di vedere, una piccola goccia, neanche in un mare ma in un oceano, perché al di là di alcuni articoli positivi sulla cooperazione internazionale o sulla facilitazione burocratica per quanto riguarda l'accesso al credito alle imprese o il sostegno a quello che è il mondo, la spina dorsale del paese, cioè le piccole e medie imprese, e poi per il resto insomma si osservano disposizioni che nella migliore ipotesi risultano molto poco efficaci rispetto a quella che è appunto la gravità della situazione italiana. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare del piano di privatizzazioni che dovrebbe rilanciare il paese attraverso la dismissione, la cessione di alcune quote importanti, significative, delle principali aziende strategiche italiane. Si parla di Eni, Enel, Finmeccanica ovviamente, ma anche, questa è la questione che è più al centro dello scenario per quanto riguarda lo sviluppo degli ultimi giorni, cioè all'Italia, e chiaramente qua le soluzioni proposte sono diverse. Osserviamo a un balletto, molte voci si rincorrono sui giornali, ci sono i francesi, ci sono i russi, ci sono i tedeschi, ci sono gli americani, no? Vediamo, no, che in qualche modo l'Italia diventa un teatro di incontro-scontro tra diversi interessi internazionali. Sicuramente la cessione ulteriore di quote delle tre aziende strategiche principali del nostro paese, che costituiscono la colonna portante della nostra produzione, cioè Eni, Enel e Finmeccanica, credo che vadano in qualche modo scongiurate per quanto sia possibile, perché già lo Stato detiene circa il 30-33% delle azioni di ognuna di queste tre aziende. E mentre per quanto riguarda l'Italia c'è una partita ancora in corso. Ovviamente l'Italia, rispetto a questa triplice strategica di Eni, Enel e Finmeccanica, rappresenta un'emergenza probabilmente minore, ma l'importanza delle tratte aeree, l'importanza della comunicabilità aerea, anche della capacità di spostare cittadini, di spostare imprenditori, di spostare uomini d'affari, ha un suo peso significativo nella società che, come abbiamo ripetuto prima, è globale, e quindi anche questo, poi anche l'eventuale trasformazione finanziaria, azionaria di Alitalia avrà un suo peso strategico. Ovviamente
la sovranità italiana è in discussione, sicuramente la sovranità economica del nostro paese è pesantemente messa in discussione, ma questo non da oggi, da alcuni anni. Non sappiamo al momento quale sarà il destino dei principali comparti strategici italiani. In ogni caso c'è da auspicare che qualunque trattativa il governo italiano apra con soggetti internazionali, soggetti stranieri, sia indirizzata ad una cooperazione, al mutuo vantaggio con quelli che possono essere attualmente i migliori interlocutori, cioè i più affidabili dal punto di vista economico, dal punto di vista proprio della stabilità e anche ovviamente della salvaguardia del marchio italiano, che nel caso dell'Alitalia compagnia di bandiera è fondamentale, e soprattutto quindi che lo Stato italiano non perda assolutamente il controllo di queste aziende strategiche, ma che mantenga almeno la famosa golden share, cioè la quota determinante o la quota che dà i maggiori poteri decisionali a chi la detiene, in modo appunto da ammortizzare questa privatizzazione, limitarne il più possibile le eventuali perdite e non spogliare l'Italia più di quanto sia stata già spogliata. C'era anche una possibilità che l'Airflot intervenisse e l'Air France, mentre l'Air France è una concorrente, quindi le stesse tratte taglierebbero il personale, l'Airflot andrebbe a colmare quelle rotte che l'Alitalia ora non ha, ma come sempre hai detto tu, con il controllo statale al 33%, con la golden share per le decisioni strategiche che devono rimanere in Italia. Quello delle privatizzazioni in un momento di crisi globale, in un momento di crisi economica planetaria, è rischioso per il semplice fatto che si aumenta la tassazione interna e aumenta il debito pubblico. E le privatizzazioni dovrebbero limitare il debito pubblico, che invece secondo me è una spesa eccessiva su delle cose inutili che si potrebbero risparmiare, anche perché la sovranità di una nazione è fondamentale per avere relazioni paritarie con il resto del mondo. Ma oltre a questa volevo aggiungere un dato: la maggior parte del patrimonio artistico mondiale sta in Italia e noi abbiamo la fortuna di avere questa bellezza artistica e abbiamo la sfortuna e l'incapacità di non realizzare i profitti con il turismo, che sarebbe un'azienda primaria per il nostro paese. Ora passiamo a un altro tema che è molto discusso: come mai gli alleati, gli USA in questo frangente, hanno necessità nel tempo, dal dopoguerra ad oggi, di spiare i propri alleati. E abbiamo visto che non c'è stata una risposta europea, ma c'è stata una risposta delle nazioni europee, la Francia, la Germania, ma anche quella dei paesi emergenti, i BRICS, che anche loro stanno organizzando. Ci dici cosa sta accadendo? Perché gli alleati, cioè gli USA, hanno necessità di spiare i loro alleati? Perché la rete purtroppo è in mano a loro? E se c'è un'alternativa dietro l'angolo che riesca a neutralizzare queste forme di spionaggio che ledono i rapporti tra i paesi e l'Europa e gli Stati Uniti? Qualche giorno fa Romano Prodi ha pubblicato un articolo, è un articolo che è stato secondo me colpevolmente ignorato dai mezzi di comunicazione italiani, perché è un articolo sconvolgente, è un articolo dove l'ex presidente del Consiglio italiano sostiene di essere stato spiato addirittura 10 anni fa, quando era presidente della Commissione europea. In quel caso, scrive Prodi,
alcuni giorni fa si trattava di una competizione, una vera e propria competizione tra l'ENI e una perlomeno questo quello che afferma Prodi, una potente compagnia americana del settore, ovviamente il settore energetico, e appunto l'allora presidente, l'allora numero uno dell'ENI telefonò a Romano Prodi, presidente della Commissione europea, per conoscere appunto il parere, il suo parere personale e anche il parere, parere di Prodi come presidente della Commissione. E quella conversazione che Prodi sostenne al telefono con allora numero uno di ENI, perlomeno i particolari o alcuni contenuti di quella conversazione telefonica furono pubblicati pochissimi giorni dopo, dice Prodi, su un noto quotidiano italiano che annunciava di aver ottenuto quei particolari da, virgoletto, nostre sicure fonti americane. E quindi Prodi dice di essersi completamente assicurato che fosse lontano da orecchi indiscreti, ed è evidente che appunto questa rivelazione riferita ad un fatto avvenuto 10 anni fa ci consegna un quadro, peraltro poi nell'ambito di una telefonata su rete mobile, ci consegna un quadro della situazione molto preoccupante. Anzitutto lo spionaggio non nasce con internet, questo chiaramente è ovvio, le reti spionistiche esistono dalla notte dei tempi, potremmo dire, soprattutto nel nuovo mondo diciamo digitale, con la rivoluzione informatica, della comunicazione, rivoluzione digitale, ha sicuramente facilitato, aiutato, aumentato le capacità di controllo e di inserimento, di infiltrazione all'interno delle cosiddette reti. Però ovviamente non va dimenticato che il nostro paese, proprio in quanto sottoposto a dei vincoli, diciamo stabiliti dall'alleanza strategica della NATO, è chiaramente controllato perlomeno dal 1949, cioè da quando la NATO è stata fondata, probabilmente anche da prima, però il nostro paese è in qualche modo tenuto sotto controllo. Basti ricordare l'esempio storico dell'operazione Stay Behind, che nel nostro paese venne etichettata col nome di Gladio, che rappresenta insomma uno dei più inquietanti aspetti della guerra fredda, del quale i nostri cittadini sono venuti a conoscenza soltanto nel 1990 per ammissione dell'allora governo guidato da Giulio Andreotti. Perciò parliamo di una rivelazione fatta quasi 40 anni dopo la creazione della struttura Stay Behind. Quindi in qualche modo il nostro paese è stato per decenni, lo è tuttora, sotto controllo degli Stati Uniti, che sono la potenza guida, la potenza principale all'interno dell'alleanza militare della NATO. Però quello che stupisce è che proprio in virtù di questo molti esperti strategici e molti opinionisti, che in qualche modo ovviamente sono ideologicamente legati, questo è evidente, all'Alleanza Atlantica, quindi all'atlantismo proprio come ideologia, non solo come assetto strategico, vanno ripetendo questa descrizione storica come una giustificazione, ovvero siamo spiati da tanti anni, lo si sa, nessuno lo dice, ma tutti lo sanno, e dunque lo scandalo non esisterebbe. Lo scandalo dell'NSA, questa ovviamente è una banalizzazione assoluta che lascia esterrefatti, perché anzitutto ormai i giornali da una settimana da queste rivelazioni non trattano più nulla, i nostri telegiornali relegano
questa tematica quasi, no, in fondo, se non addirittura l'hanno completamente scartata dalla loro scaletta. Ciò, insomma, credo che questa non debba essere una giustificazione, perché qui si parla di 46 milioni di telefonate registrate in un anno solo all'interno del territorio italiano, per non parlare poi del miliardo e 200 milioni in Pakistan o del miliardo e 400 milioni in Afghanistan, cioè stiamo parlando di cifre enormi. E soprattutto dal punto di vista proprio del Washington Consensus, cioè proprio del modo, dell'ideologia che gli Stati Uniti hanno propagandato e hanno costruito e sulla quale hanno basato il loro eccezionalismo, cioè quella del rispetto della libertà dei cittadini, il famoso Four Freedom Speech, il famoso discorso delle quattro libertà di Roosevelt del 41, libertà, no, dalla necessità, libertà di parola, libertà di espressione, libertà di credo religioso. Bene, questa che è stata la bandiera almeno per 60-70 anni della dottrina americana, perlomeno la bandiera del soft power americano, marco più pubblicitario degli Stati Uniti nel mondo, sul quale loro hanno basato, ripeto, il loro eccezionalismo, quindi gli Stati Uniti come paese superiore in quanto paese garante di libertà individuale, di rispetto dei diritti umani, di rispetto delle libertà personali, dei diritti civili, è il paese che maggiormente in questo momento sta violando, sta ledendo questi diritti. Non soltanto è il paese col debito pubblico più alto al mondo, quindi un paese che non dà assolutamente garanzie economiche e finanziarie e non rispetta assolutamente quelli che sono i suoi cittadini dal punto di vista fiscale, ma addirittura controlla e penetra e si infiltra all'interno delle reti comunicative, informatiche degli altri paesi, in maniera completamente impunita, peraltro, senza che debba rispondere di alcuna conseguenza. Quindi se questo non avrà conseguenze per i giornali italiani, per i telegiornali italiani principali, le avrà dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché chiaramente l'ideologia americana va lentamente deteriorandosi. Dicevi anche che i BRICS in questo stanno accelerando anche loro una forma alternativa di comunicazione alternativa agli Stati Uniti. Anche la Francia, l'Inghilterra, la Germania stanno pensando a un qualcosa che li renda realmente liberi, ma i diritti che gli americani affermano valgono solo per gli americani, si possono spiare gli stranieri. Questo è un assurdo giuridico, perché non si possono spiare cittadini statunitensi, ma si possono spiare, la loro Costituzione ammette che si possono spiare i cittadini stranieri, quindi le nazioni straniere. Detto questo, andiamo ad affrontare un altro tema, perché anche tu lo hai introdotto nella grande crisi che sta colpendo gli Stati Uniti d'America, che è stato alle soglie di un crollo economico senza precedenti, perché c'è stata una lite fra repubblicani e democratici e alla fine si sono messi d'accordo, ma tante dei sostegni che davano alle categorie protette, ai parchi, sono state limitate al massimo. Guarda caso, non è stata limitata quella dell'esercito americano, i finanziamenti all'esercito americano sono stati mantenuti, questo evidentemente ha un suo chiaro significato. Ma la grave crisi economica coincide anche con una crisi diplomatica, e perché? Andremo a introdurre un altro tema. Perché se la Russia si è fatta trovare impreparata per quanto attiene la Libia, e questa volta la Russia e la Cina hanno vinto da un punto di vista diplomatico sulla questione Siria, perché la Siria c'erano tutti i presupposti in base a quello che avevano gli americani delineato di un attacco alla Siria, spinti dai francesi e gli inglesi. Un attacco alla Siria perché? Cosa rappresenta la Siria? Perché strategicamente si vuole colpire la Siria? Una Siria che, stante alle ultime informazioni, i lealisti stanno rioccupando il territorio dopo territorio e sono vicini a riconquistare proprio in questi giorni
la città strategica di Aleppo, che è stata il simbolo dei ribelli. E poi, Andrea, cosa accomuna la strategia coincidente degli USA, di Israele, dell'Arabia Saudita e dei paesi del Golfo con quello della Turchia? Come mai l'Occidente appoggia quelli che dice di combattere dopo l'11 settembre? Li USA per quale finalità? Questa della doppia morale nei confronti del terrorismo è un problema enorme, il potere enorme, che è molto ovviamente dibattuto in Russia, in gran parte anche in Cina, ma è assolutamente così sviato, è assolutamente eluso qui in Europa e negli Stati Uniti, nonostante l'opinione pubblica anche negli Stati Uniti, perché insomma gli Stati Uniti non è che sono popolati da un 100% di babbei, in qualche modo, quindi anche loro, anche alcuni, perlomeno alcuni dei loro cittadini si chiedono perché insomma il nostro paese, gli Stati Uniti, dovrebbe attaccare militarmente una nazione, uno Stato che sta conducendo una guerra interna contro il terrorismo, terrorismo wahabita, salafita, di Al-Qaeda, diciamo che non tutto il fronte dei ribelli è riconducibile ad Al-Qaeda, ovviamente in ogni caso anche i gruppi che non sono direttamente riconducibili all'organizzazione che fu fondata negli anni 80 da Osama Bin Laden, però anche gli altri gruppi sono tutti di ispirazione islamista. Perché appunto non c'è una risposta logica a questo, c'è soltanto una risposta, o meglio ideologica, c'è soltanto una risposta strategica. Attualmente, da quando sono iniziate le primavere arabe nel 2011, noi abbiamo visto una progressiva delegittimazione di quei governi che non erano rappresentati da un potere o teocratico, comunque confessionale, sunnita. In questo senso la Siria rappresenta il centro di un fronte, che è appunto quello, è un fronte composto dal Libano, dalla stessa Siria, dall'Iraq e dall'Iran, che non è unitario, non unisce paesi che hanno una perfetta uguaglianza fra loro. La Repubblica Islamica dell'Iran è un paese con un assetto costituzionale e culturale completamente diverso rispetto alla Siria. In ogni caso questi paesi rappresentano un fronte di unità tra forze diverse, tra forze che potremmo ridefinire sia islamiche sia laiche in qualche modo, che però hanno in comune uno stesso nemico, cioè l'islamismo politico di natura sunnita estremista, quindi salafita, wahabita, che poi sul piano internazionale è rappresentato in particolar modo dalla celebre monarchia saudita, che peraltro è il paese che più di altri finanzia il jihadismo estremista appunto nel mondo, e pare proprio anche, no, la stessa Al-Qaeda. Quindi questo fronte, che potremmo definire sciita laico, questa sorta di alleanza, non sappiamo se tattica o strategica, chiaramente non possiamo dirlo, però tra appunto Libano, Siria, Iraq e Iran, rappresenta una sorta di cuscinetto che impedisce ai paesi della NATO, in particolar modo agli Stati Uniti, di rimodellare il mondo musulmano come loro stessi avevano previsto diversi anni fa. Il famoso progetto del Grande Medio Oriente, previsto già dagli anni 90, ridisegnare quindi la mappa del mondo islamico, consegnarlo nelle mani di appunto classi dirigenti estremiste, settarie, con visioni
che non voglio definire oscurantiste, ma che in qualche modo degenerano anche quello che è il vero spirito dell'Islam. Basti osservare il fallimento totale dell'esperienza di Mohamed Morsi e del suo governo in Egitto, consegnare quindi il potere politico in tutti i paesi musulmani a questi personaggi provoca il rischio di riportare, di ridare forza alle componenti più estremiste, componenti wahhabite e salafite. Insomma, abbiamo visto questo rischio appalesarsi in Egitto, ma anche in Libia, dove oggi il paese è praticamente governato da un caos permanente, con tutti i danni poi enormi in termini economici, in termini logistici, di sicurezza collettiva, anche per noi italiani, che abbiamo perso tutto e che dobbiamo ora far fronte ad una tragedia umanitaria come quella insomma, dei migranti che non sanno più veramente dove andare, che vengono quasi costretti a imbarcarsi con spese enormi su queste imbarcazioni gestite da organizzazioni criminali. E la Siria ha rappresentato per 2 anni e mezzo, se non più, un baluardo, in qualche modo una colonna di resistenza a questa avanzata molto aggressiva dell'islamismo politico settario. Peraltro la Siria sta conducendo una battaglia lodevole, perché per quanto riguarda la sicurezza internazionale sta praticamente dimezzando o decimando quelle che sono le forze salafite jihadiste che potrebbero essere impegnate in tutto il mondo, tant'è vero che si dice che addirittura il 90-95% delle forze jihadiste impegnate contro il presidente Assad provenga dall'estero, dalla Cecenia, dal Dagestan, addirittura dallo Xinjiang cinese, dall'Ucraina meridionale, quindi probabilmente dalle comunità tatare della Crimea, che sono di religione islamica, dalla Libia, dall'Algeria, dall'Egitto, quindi si sta assistendo ad un vero e proprio assedio internazionale dell'estremismo e del terrorismo nei confronti della Siria. Mentre appunto Russia e Cina hanno mostrato una posizione coerente con quelli che sono i propositi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, quindi lotta contro il terrorismo, lotta contro il narcotraffico e promozione della sicurezza collettiva e del dialogo interreligioso, la NATO e in particolar modo gli Stati Uniti e la Francia invece continuano a proporre ad arman forte, addirittura a voler persino, no, armare, consegnare armi a gruppi che stanno insanguinando il Medio Oriente da almeno 2 anni e mezzo. Questo ha soltanto una spiegazione strategica che risiede nel cinismo, purtroppo, delle classi dirigenti occidentali che, come ai tempi, no, del vecchio piano coloniale Sykes-Picot, pretendono di ridisegnare tutte le zone del mondo a seconda delle rispettive convenienze strategiche ed economiche. Questo è un modo di fare politica coloniale, un modo di fare politica che si pensava consegnato non solo al Novecento ma addirittura all'Ottocento, e che invece purtroppo siamo costretti a dover ribattezzare col triste nome di neocolonialismo. Prima si è parlato anche della Presidenza della Repubblica, a cui è stato rinnovato il mandato a Napolitano. Una domanda che volevo fare, no? Dato che il primo ministro italiano Romano Prodi è molto apprezzato in Cina, dove insegna all'Università Economica di Shanghai e che comunque fornisce delle consulenze per i cinesi, e che nell'arco della sua vita politica ha rivisto molto della sua politica, tant'è che ha uno sguardo maggiore su Cina e Russia. Lo dimostra anche il fatto che recentemente ha inaugurato il secondo forum eurasiatico di Verona. Ecco, alla luce di queste considerazioni, è possibile che a Prodi siano mancati quei voti del PD che lo aveva, lo ricordiamo, proposto la sera per poi delegittimarlo il giorno successivo? Ecco, siano mancati quei voti da pressioni esterne
per la sua nuova visione che apre molto all'Eurasia? Io non dico per primo perché sarebbe presuntuoso, però ero sicuramente tra i primi che aveva intravisto nella potenziale elezione di Romano Prodi un fattore di discontinuità positiva nell'indirizzo strategico dell'Italia. Prima di tutto perché Romano Prodi è un politico con una carriera lunghissima alle spalle che va sicuramente approfondita e studiata. Non può essere ricondotta né al trionfalismo di certi elettori del PD nostalgici dell'Ulivo, dei successi degli anni 90, perché sicuramente quella coalizione e quei governi hanno compiuto insomma delle scelte, degli errori enormi, però non può essere nemmeno ricondotta alla versione semplicistica e a mio modo di vedere in parte anche un po' complottista in senso mistificante, che vuole, no, Romano Prodi come l'artefice, addirittura no, il responsabile unico o comunque il responsabile principale di quella che viene definita, no, l'avvio delle stagioni delle grandi privatizzazioni, quindi che va dal 92 in avanti. Sicuramente Prodi è sia un artefice, uno degli artefici delle politiche di liberalizzazione che dalla fine degli anni 80 sono poi proseguite sotto altri personaggi politici, uno su tutti, Beniamino Andreatta, ma è anche colui che Vladimir Putin aveva proposto come presidente della società che avrebbe dovuto gestire il gasdotto South Stream. Chiaramente poi Prodi nel 2006 rifiutò questa proposta per ovvi motivi di opportunità politica, proprio perché voleva evitare insomma un concentrarsi di accuse o di condanne nei suoi confronti per conflitto di interessi, proprio per evitare qualunque sospetto su di lui, sulla sua famiglia, perché già, poi l'abbiamo visto insomma con Berlusconi, ne abbiamo avuto la conferma, già erano pronte, soprattutto penso, no, sospetto su Repubblica, le prime pagine che avrebbero gettato subito, no, avrebbero gettato subito fango contro Prodi per, no, probabilmente per l'accusa eventuale di avere proprio degli interessi personali, di voler concludere degli affari personali con Putin. Abbiamo visto insomma poi la sorte che è toccata a Berlusconi dal 2009 in poi, cioè da quando assieme a Erdogan aveva concluso gli accordi per il South Stream, quindi abbiamo visto da lì in poi la sorte mediatica che è toccata a Berlusconi, tra scandali, accuse di essere addirittura secondo alcuni, no, il leccapiedi di Putin, di frequentare il lettone di Putin, di insomma tutte una serie di baggianate che avevano chiaramente lo scopo di anzitutto rovinare l'immagine della Federazione Russa in Italia e dei suoi investimenti, perché non so, continuare a considerare Putin come un despota, un tiranno, la Russia come un paese dove non si sa bene cosa avvenga, qualcosa, non scenario medievale, quasi, no, transilvanico, sicuramente danneggia l'immagine della Russia e fa in modo anche la percezione presso l'opinione pubblica anche dei russi come partner economici, insomma, sia pesantemente inficiata. E Prodi ha evitato in qualche modo questa sua accusa, rifiutando la presidenza della società che avrebbe gestito il South Stream, però non è riuscita ad evitarla per quanto riguarda i suoi rapporti con la Cina, come dicevamo, perché addirittura qua Franco Bechis su Libero, il giornale vicino al centrodestra, pur di attaccare lo storico nemico Prodi, ha deciso di tacciarlo quasi di essere una spia dei cinesi in Italia, o di svendere l'Italia ai cinesi. Chiaramente è seguita una querela, sono state ancora, non so bene quale sia stata l'evoluzione di questa vicenda a livello processuale. In ogni caso Prodi
che, come diciamo prima, la sera era stato proposto, la mattina era stato addirittura accolto trionfalmente da un applauso da tutta l'elite dirigenziale del PD, raccolto in riunione a Roma, poi nel pomeriggio è stato improvvisamente tradito, è stato silurato da parecchi di quelli che dovevano essere i suoi principali sostenitori. Non sappiamo quali sono, perché la votazione era a nome segreto, però il fatto che nelle schede siano stati scritti più volte i nomi di Massimo D'Alema fa pensare che, insomma, che i responsabili di questa sorta di tradimento, insomma, siano riconducibili all'ex presidente del Consiglio del 1999, peraltro, insomma, colui che prese la decisione avventatissima di partecipare alla coalizione che purtroppo bombardò la Serbia. Io non posso ovviamente confermare nulla, non ho gli elementi per poter affermare nulla di tutto ciò, però è chiaro che sicuramente l'elezione di Romano Prodi avrebbe, non dico radicalmente rivoluzionato, perché non è chiaramente così, però avrebbe in parte modificato, cambiato quello che è la tradizionale vocazione internazionale dell'Italia, che da 60 anni a questa parte, e ancora anche di più, è calcificata, atrofizzata su un atlantismo dogmatico, acritico e quasi inopinabile praticamente. Inopinabile, perché se addirittura gli scandali legati all'NSA vengono o ignorati o liquidati come, no, qualcosa che tanto è sempre successo, e quindi pazienza, insomma, si capisce anche quello che è il grado culturale, il grado anche morale dell'informazione e della comunicazione in Italia. Ovviamente Prodi avrebbe sicuramente dato una mano in più, perché avrebbe reso agli occhi della Cina e forse anche, sicuramente anche della Russia, l'Italia un paese più affidabile, un paese sicuramente più pronto ad aprirsi appunto alle nuove potenze emergenti. E invece la riconferma di Napolitano, che lo ricordiamo ha qualche buon anno in più di Prodi e che giunge al suo secondo mandato consecutivo, cosa mai avvenuta nella storia della Repubblica, a 88 anni, riconferma invece un appiattimento, questo è evidente, della politica internazionale italiana su posizioni atlantiche. Ricordiamo che Napolitano è stato il presidente più attivo della storia, che ha maggiormente utilizzato i suoi poteri per incidere in maniera determinante sulla politica italiana, e durante le fasi concitate, no, sulla discussione in merito alla guerra in Libia, fu lui, nonostante l'incertezza non casuale di Berlusconi, a spingere, a premere affinché l'Italia intervenisse. E quindi, con tutte le conseguenze del caso, abbiamo visto poi com'è finita la vicenda libica, quello che ha significato per l'Italia, e a mio modo di vedere non voglio essere, insomma, eccessivamente fazioso, però l'elezione di Romano Prodi avrebbe sicuramente consentito qualcosa di migliore, qualcosa di diverso per un paese che peraltro è moribondo in termini di capacità di attrarre investimenti, e che nelle condizioni in cui si trova non può certo permettersi il lusso di attaccarsi come un riccio allo scoglio a una potenza che resta una potenza militare, ma che sul piano economico ha dimostrato, insomma, la sua completa inaffidabilità, rimandando a febbraio peraltro una votazione sul debito pubblico, sull'innalzamento del tetto, a quale non possono ovviamente sfuggire gli Stati Uniti. Ci avevano insegnato a noi che la Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Ci avevano insegnato l'articolo 11, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E ci ritroviamo che l'Italia attivamente
in Libia ha svolto una funzione addirittura bombardando le proprie industrie, dove aveva i rapporti strategici. Ci troviamo. Infine l'articolo 43, il quale permette le nazionalizzazioni relative a quelle imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio di preminente interesse generale. Ci sembra in questo momento che de facto siano state cambiate queste norme fondamentali della Costituzione e che questa Costituzione non venga rispettata fino in fondo. In questa situazione in cui la Costituzione è de facto cambiata. Finisce qui il primo appuntamento di un approfondimento giornalistico settimanale che si chiama Sguardi sul Mondo.